fosse queste quelle parole che mi ha spiegato il sindaco, ma quello che, la sensazione che sto provando, vedete, determinati affetti, determinate persone, fanno venire la pelle d'oca. Scusate, ma ve lo devo dire. Da un po' di tempo c'è gente di Nardò che mi ha fatto la porta di avvicinarmi, di stare vicino alla SP Nardò. C'è gente veramente che invece del sangue rosso proprio, ha veramente del cuore sangue granato, del sangue granato. Diciamo che era difficile il passaggio, perché è come una lenzuola che è sempre corta, perché se la tiri da una parte senti freddo dall'altra. Però, visto l'affetto che mi legava a parecchia gente di Nardò, all'insistenza, perché venne fuori il sindaco già 3 anni fa, ha cercato di marcarmi stretto, mi ha marcato a uomo per vedere e tira e molla, che fai, vieni, dacci una mano. Ma come ben sapete più di me, era una situazione molto loca, nel senso che poteva allungare solamente l'agonia. Forse per il bene del Nardò, per il bene del calcio del Nardò, è giunto il momento di fare sport sano, pulito, e l'impegno che ho preso, anzi, di creare quello che a Nardò si è sempre visto poco, il settore giovanile. Perché da lì bisogna avere le basi della piantina fresca di andare a raccogliere, senza andare a sperperare gente da fuori o del fuori, magari non vedere gente del luogo che calca i campi di determinate categorie, perché Nardò non merita, perché il calcio Nardò è come il pane quotidiano a tavola. Di questo ve ne do atto, che siete dei veri virtuosi, di quelli che se ne vedono dire voi che è poco. Ringrazio anche gli amici che mi hanno sopportato e sostenuto, da Maurizio Di Bidonti, dottor Esposito, sempre tutto nell'annata, quello che è venuto fuori già da ottobre, che si sentiva l'aria un po' irrespirabile. Fanulli, pensaci, Fanulli, pensaci, Fanulli, pensaci. Diciamo che la vittoria è anche oltre il voce, è anche loro. È quello che mi sento di rimarcare, perché a Nardò sta nascendo veramente qualcosa di importante. Questa nascita del comitato che va, ve lo dico a tutti quanti, per il bene di tutti, per i vostri figli, per chi ha la cultura sportiva, lo dovete sostenere, perché solo così il calcio non muore mai. Babbo Natale può passare un anno, due, poi la gente può anche prendere altri indirizzi, ma se c'è una base di fondamento, il calcio a Nardò non muore mai.